Dopo aver respinto la richiesta di sospensiva presentata dai consiglieri Santoro e Moretto, che chiedevano di poter approvare il bilancio consuntivo 2011 prima di cominciare la discussione, è cominciato con la relazione dell'assessore al bilancio Riccardo Rialfonso l'iter per l'approvazione in consiglio del bilancio di previsione 2012. Sul fronte della fiscalità locale, l'amministrazione comunale si avvarrà delle leve individuate dal governo, l'IMU e l'addizionale IRPEF. Per quanto riguarda l'IMU, sulla prima casa sarà applicata un'aliquota ordinaria del 5 per 1000. Uno sforzo maggiore invece è stato chiesto a chi possiede più abitazioni. Per gli altri immobili, infatti, l'aliquota è stata fissata al 10,6 per 1000. Altro strumento introdotto è la tassa di soggiorno, le cui entrate saranno destinate a incrementare le spese per la promozione del turismo e al miglioramento dei servizi. Resta inalterata la TARSU comunale, mentre sono state introdotte la TARSU sociale con agevolazioni del 75% e la TARSU anticriminalità, rivolta ad associazioni no profit che operano sui beni confiscati, che godranno di un contributo del 50%. Quindi complessivamente, tra maggiori entrati e minori spese, una manovra complessiva che pesa in soli due anni sul comune per 410 milioni, una manovra che punta su un fisco, una fiscalità locale progressiva, fortemente redistributiva e a un piano di investimenti per rilanciare l'economia cittadina.